Esempio, c'è una nuova genia di dei romani incrociata con quelli scandinavi. Sono stato sceso sulla terra in mezzo ai mortali per riparare i torti e trionfare la giustizia, ma essi sono così confusi. Nei loro cuori albergano i sentimenti più bassi, tipo la paura, la viltà e la bugiardia. Ognuno porta in acqua al suo mulino. È tutto magna magna. A volte il dubbio mi assale. Padre, che cosa debbo fare? Aniene, figlio mio, ti ho inviato su Atera per un compito ben preciso. Dovrai vegliare sulle umane debolezze. Non ti è permesso interferire con gli umani. Ricordati, tu vieni da un universo molto più grosso. Sei stato forgiato dalla spada marone. Devi aiutarli a seguire la loro strada, senza interferire. Quel martello che ti ho dato non serve certo a scacciare gli odi. Usilo con saggezza. Padre, messi sono così fragili, così inclini alle debolezze umane. Così? Inclini! So umani, questo è così, non è che puoi interferire. Padre, te sento o non te sento? Aniene, figlio mio, ricordati quello che ti ho detto prima. L'umanità soffre quello che è in definitiva un momento di crisi. Aiutali, istradali sulla strada. Ma ricordo, anche se cammini in mezzo a loro, non sei uno di loro. Ma chi sta a camminare? Eh? Non stavo a camminare! Adesso no, adesso stai fermo. Ma quando cammini, ricordalo, non sei uno di loro. Sei stato forgiato dalla stessa spada di prima. Aiutali a trovare la loro strada. Questo pianeta, da una parte, possono essere deboli, inclini alle debolezze del corpo, ma dentro a di essi c'è una grandezza come tutte le cose. Le cose e le persone sono come dei bambini, a volte magari hanno confusi, qualche volta sono anche imbriacati. Sono mortali, ricordalo, non campano gli anni di Pippo come noi altri. Ma io so che c'è del buono in loro, aiutali aniene, aiutali con sto buono, pure dentro di essi brilla una scintilla divina. Padre, mi piace una! No, ecco, cominciamo subito, non ti puoi ammucchiare con una mortale, non devi mescolarti con le donne della terra, al massimo un bacetto. Sei stato forgiato con la stessa forgiatura degli dèi. Se ti ammucchi è finita. Quando la quinta luna si sarà messa per così, tu agirai. Per così come? Eh? Per così come? Te sento e non te sento. I poteri che ti ritroverai sono presso a poco quelli del tuono. Usali, usalo sto tuono, ma non esagerare. Ricordati, troppi tuono è come nessun tuoni. Padre, ma in bella sostanza, che cosa debbo fare? Aniene. Tu c'hai grandi poteri, ma tanti poteri vuol dire una grande responsabilità. Persegui il bene, tutto quanto bene, capito? A volte magari c'è una tirannia e tu agirei subito nei confronti di questo qui. Tu c'hai poteri, usali con saggezza, se no come ti ho dati ti levo. Tu sei bravo, aniene. La gente fida a te, non deluderli. No, padre, non ti deluderò per gli dèi. Sarò lo strumento del tuo volere. Bravo, lo sapevamo tutti, eri bravo. Per questo ti avevo mandato. Riponiamo in te le speranze di tutto quanto. Ricordati ciò che ti ho insegnato. Una parola è poca e due sono troppe. Oh padre, oh grande Deo, farò come tu comandi. Degno al massimo delle tue parole. Mamma come sta? Come sta? Mamma non ci sta più qua a testa, lo sai.